Dalla rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Fasobo. UFO sono una realtà indiscutibile? Sono qui, solcano i nostri cieli, atterrano nei luoghi più insospettabili e si fanno vedere solo quando vogliono. Sfoggiano una tecnologia avanzatissima, di origine sicuramente non terrestre, e che supera ogni umana immaginazione. Migliaia di testimoni li hanno visti e fotografati di giorno e di notte. I governi custodiscono voluminosi dossier delle loro apparizioni, classificati con il sigillo top secret, e l'opinione pubblica è divisa in merito alle loro intenzioni. Esistono UFO o è soltanto frutto di una suggestione collettiva unita al desiderio di trovare su altri pianeti degli esseri umani simili a noi? UFO non sono un fenomeno contemporaneo. Sembra ci accompagnino da diversi secoli e su di loro esistono prove di storiche in abbondanza. Tuttavia la loro presenza, sempre più frequente e risaputa, ha prodotto un maggiore interesse nella massa sociale e ha costretto gli scienziati a occuparsi di loro allo scopo di conoscerli. La curiosità è stata resa più agevole dai mass media, che hanno divulgato immagini sorprendenti che hanno girato tutto il mondo, cosicché che ormai tutti sappiamo cos'è un UFO. Nella preistoria sono state rinvenute delle pitture rupestri che raffigurano dei dischi volanti e innumerevoli sono le immagini di esseri provenienti dal cielo, da apparecchi volanti non identificati e con l'immagine di esseri umani con uno scafandro sul volto, scambiati spesso per delle divinità da tantissime civiltà primitive. Tutto questo a testimonianza del fatto che siamo stati visitati da tantissimi millenni da persone provenienti da altri pianeti, che probabilmente hanno contribuito al nostro sviluppo scientifico. Questo prova il perché siano esistite civiltà molto evolute tecnologicamente e scientificamente già nel passato. Alcuni scienziati stanno analizzando con i mezzi più sofisticati offerti dall'attuale tecnologia le immagini fotografiche. Certificano gli effetti, bruciature e fusioni che il contatto delle astronavi extraterrestri produce sul terreno dove atterrano. Constatano le alterazioni sofferte da motori e apparecchiature elettriche per la loro presenza. Misurano le traiettorie e la velocità. Il lavoro è enorme e non si limita alla conferma degli avvistamenti, che non presentano più alcun dubbio perché sono moltissimi. Ormai sempre più numerose sono le prove dell'antichità fino ai nostri giorni della loro esistenza. Sì, gli UFO esistono e sono una realtà indiscutibile. Un saluto a tutti quanti da Giorgio Iachella. Alla prossima puntata, grazie.